San Valentino, tempo d'amore, tempo di Ikea. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, alle porte San Valentino e l'Ikea è proprio a portata di mano. E quindi quest'anno per San Valentino ho pensato di realizzare un portafoto shabby chic con il tagliabiscotti e il nastrino Winter 2016. Ho comprato il tagliabiscotti a 1,99€ e il nastrino a 99 centesimi perché sono nei cesti delle rimanenze del Natale. Ikea sta svendendo tutto quello che non è riuscito a vendere a Natale e tra le tante cose ci sono anche questi due accessori. Ma niente paura, perché se non riuscite a reperire Winter 2016 o se non avete un Ikea vicino casa, potete rifare il progetto proprio con le cose che avete a casa. E allora spostiamoci di là sul piano da lavoro e andiamo a preparare uno splendido portafoto, magari shabby chic. Ed eccoci pronti a questo mi è venuto un Ikea con Winter 2016, comprato all'Ikea con super sconti a pochissimo, 1,99€, così come a 99 centesimi ho comprato anche questo laccetto Winter 2016. Ora, io vi sto facendo il progetto con questi mi è venuto un Ikea, ma ovviamente voi potete farlo con qualsiasi laccetto, cordoncino, nastrino che desideriate e qualsiasi formina per biscotti, anche più piccole. Sicuramente a casa avrete le formine per biscotti a forma di cuore, come queste. Bene, io trasformerò queste in delle cornici. Taglia balza, forbici e ci occorrerà anche una colla in stick. Matita, foto degli innamorati. Ci occorrerà anche dello scotch biadesivo. Pistola a caldo e stecche. Dell'acetato, del cartoncino bianco, del cartoncino retroalbum, quello che trovate nella parte retrostante degli album, il Bristol per intenderci. Una carta per foderare il retro, io qui ho una carta washi che sarebbe una carta adesiva, ma voi potete usare anche la carta velluto adesiva o delle carte non adesive che appiccicherete con la colla. E poi delle carte che stiano bene con il nastrino per fare il fondo delle nostre cornici. Io userò questa a pua grigi. Cominciamo subito. Prendiamo i nostri Winter e cominciamo subitissimo. Con la matita tracciamo sul cartoncino Bristol la sagoma del cuore. Prima quello grande e poi quello piccolo. E questi saranno il retro del nostro lavoretto. Teniamolo da parte. Adesso dobbiamo segnare su ognuna delle nostre carte i cuoricini, tenendo però presente che poi le misure varieranno leggermente perché dovremo rimpicciolirle. Poi vi spiegherò il perché. Voi tenete presente solo questo intanto. Su questa adesiva non è necessario. Questa io in una delle due centrerò anche i colombini, questa ha dei colombini e allora io li metterò all'interno della composizione. Adesso prendo il cuore più grande e prendo il laccetto Winter. Incolliamo proprio accanto alla parte finale, nella parte più interna, un po' di laccetto, così. Bene, adesso piano piano cominciamo ad arrotolare attorno al nostro tagliabiscotti il filo e ogni tanto, ogni 4-5 giri, diamo un punto di colla sull'interno. Sporco con un po' di colla, perfetto, e faccio passare il mio filo. Procedete così su tutto il perimetro del cuore. Quando abbiamo finito di fare i giri, l'ultimo passaggio di laccetto lo appiccichiamo così, come se fosse un giro in più, e lo lasciamo scendere verso il basso.
così. Prendo il secondo e metto una bella striscia di colla proprio dove c'è la V del cuore, quindi poggio, scelgo la distanza che voglio, appunto, distino i due cuori e poggio il mio laccetto, così, e faccio asciugare. Una volta fatto questo, molto semplicemente riprendo ad arrotolare. Ok, arrivati a questo punto, taglio il nastrino in eccesso, faccio un nodino con quello che si lega al nastrino superiore, elimino l'eccesso di nodino, l'eccesso di nastrino, e blocco il nodino con un punto di colla a caldo. Quello che avremo a questo punto sarà questa cornicetta all'interno delle quali alloggiare i nostri fotogrammi più belli e romantici. Allora, queste carte della Crelando sono delle carte imbossate, sono un po' sbrilluccicose da una parte mentre totalmente lisce dall'altra. Decidete voi la parte che più vi piace. Io ho scelto quella più sbrilluccicosa e ritagliatela più stretta della sagoma che avevate messo prima di un paio di millimetri. Ecco, vedete, così entra perfettamente. Evviva, siamo contenti. Dobbiamo creare una sorta di controcornice. Ok, fatto. Facciamo la stessa cosa anche con la sagoma più piccolina. Adesso ritaglio i due cuori che saranno la base. Prendiamo ora il cartoncino, quello bianco, e ritagliamolo. Ora prendiamo il nostro acetato con queste sagome, riprendiamone il bordo, ritagliamo anche questi cuori. Arrivati a questo punto, quello che avremo saranno i due cuori, le due cornicette di carta. Qui le vedete diverse dalle precedenti perché ho fatto uno sbaffo col colore e ho dovuto sostituirle. I due cartoncini il cartoncino bianco è l'acetato e naturalmente la base in cartoncino. Stessa cosa anche per l'altro. Ora, se volete, potete foderare il retro del cartoncino con il washi tape. A me, sinceramente, più lo guardo, più mi piace lasciarlo al naturale, quindi non lo userò. Con la colla stick sporco tutto il cartoncino Bristol, nella parte anteriore, ovviamente. Quindi attacco il cartoncino bianco. Una volta attaccato il cartoncino, appiccicheremo invece il bordino con una cornice spessorata in modo che sarà leggermente sopraelevata. Attaccherò lo scotch fino a qui, fino a dove il cuore compie il giro. Quindi appiccicherò ben bene in modo che da qui possa poi far scorrere le fotografie. Con un pochino di colla a caldo sul bordino esterno, quindi proprio qui, attaccherò l'acetato. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro cuoricino. Dopodiché incastriamo perfettamente il nostro supporto in cartoncino che andrà ad alloggiare all'interno della nostra formina. A questo punto vorrei rifinire tutto il margine perché, pur essendo stati precisissimi, ci sarà sempre qualche imprecisione. Quindi con il laccetto e le forbicine voglio fare una cosa. Metto un punto di colla a caldo sul mio laccettino e con le forbicine lo spingo verso la parete. Quindi piano piano continuo a sporcarlo e ad appiccicarlo. L'unica cosa a cui voglio stare molto attenta è mantenere la stessa altezza in modo da creare una sorta di bordo oltre il quale questo apparato qui di cartoncino non possa uscire, una sorta di margine, ecco, contenitivo di tutto il nostro lavoro. Fatto il primo giro, inizio un secondo giro, perché questo bordino ci sta proprio carino.
Finito anche quest'altro cuoricino, il risultato che avremo sarà questo. Non so se riuscite a vederlo. Ancora io devo pulirle le cornicette. Adesso però voglio abbellirle. Ah, sono piena di fili di colla a caldo. Voglio abbellirle un altro pochino, perché non c'è shabby chic che non abbia un fiocchettino e un bel appendino. Facciamo il gancetto con cui appendere il nostro cuoricino alla parete. Prendiamo il laccetto, pieghiamolo in due, quindi facciamo un semplice nodino e chiudiamolo così. Quindi fissiamolo con un puntino di colla a caldo. Giro la cornice, taglio il cappietto e questo cappietto io vado ad appiccicarlo qui sul cartoncino. Su tre dita arrotolo un po' di nastrino, così, taglio un laccetto abbastanza lungo, chiudo al centro e giro con l'altro laccetto per tre volte. Alla terza volta faccio un nodino e lo stringo fortissimamente. Taglio l'eccesso, comincio ad aprirlo cordoncino per cordoncino. Quando sono abbastanza soddisfatta della forma, lo appiccico proprio sotto la mia cornice. Altre tre dita, altro rotolino, altro pezzo di laccetto abbastanza lungo. Chiudo questo rotolino e nella parte sommitale comincio a girare attorno, così, stringo fortemente, tac. Così faccio due nodi come sempre, tolgo l'eccesso, infilo una matita nella parte superiore così a mo' di occhiello e tiro giù bene tutti gli altri occhiellini. Metto un punto di colla sul retro del nodino, taglio la parte inferiore separando tutti i nastrini che prima avevo tagliato arrotolandoli al dito, quindi avevano tutti la stessa misura più o meno. Li prendo, quelli un po' più lunghi li rendo pari agli altri, prendo un nastrino, lo faccio passare in mezzo, chiudo con un nodino, pratico un bel nodo, fermo il nodo con la colla a caldo in modo che non si muova più, taglio l'eccesso di nastrino e appiccico la nappa nella parte inferiore. Ed ecco qua il nostro portafoto bello e pronto, come vedete, con due tagli a biscotti, del nastrino e semplicemente un po' di carte varie, potete farlo anche con cose diversissime da quelle che ho usato io, un bel regalo per San Valentino e bello pronto. Poi vi semplicemente ad espulsione tirate via il corpo centrale, mettete la foto che preferite, rialloggiatelo e il regalo è bello e pronto. Spero che Ikea Shabby Chic vi sia piaciuta e noi ci vediamo dopo le foto. Buon San Valentino a tutti! Portafoto, alla fine nessuno penserà che l'anima di quel portafoto sono delle formine tagliabiscotti. Effettivamente a me come tagliabiscotti quelle formine non sono mai piaciute, troppo grandi, che biscotti bisognava fare? Però come cornici appena le ho viste le ho subito associate a quest'idea, anzi a quest'Ikea. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, venitemi a seguire anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, dove sono insieme a Gabriele, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Non mi rimane che augurarvi il più romantico di San Valentino, scattate tante belle foto e dopo incorniciatele nel portafoto che ho creato insieme a voi. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!